Alla luce dei recenti fatti accaduti a Roma di un'ennesima violenza contro le donne, è importante che le donne si difendano, chiedano aiuto ai propri familiari, alle forze dell'ordine e si facciano supportare anche da uno psicoanalista per liberarsi da relazioni tossiche, ma soprattutto è essenziale la prevenzione. La prevenzione deve partire fin dalla tenerissima età, essere fatta a scuola, naturalmente una prevenzione che implica un'educazione sentimentale al rispetto dell'altro, alla comprensione reciproca e anche un'educazione al volersi reciprocamente aiutare e una prevenzione anche sanitaria, ovvero intercettare precocemente quelli che possono essere dei disturbi di personalità o anche dell'umore che da adulti e anche da adolescenti naturalmente possono portare a aggressioni, alcolismo, uso di droghe e anche violenza contro le donne. Quindi alle donne chiedere aiuto e a tutti i genitori educare i propri figli e in generale è importante una prevenzione psicologica dei disturbi che possono portare a aggressioni e violenza contro le donne.